Cosa ne penso di A Ton of Love degli Editors? Un pezzo fighissimo, grazie per avermelo fatto conoscere. Ecco cosa impareremo in questo video. Il riff principale di questo bellissimo pezzo. Allora, cosa andiamo a fare? Ne colgo anche l'occasione per farti vedere come trascrivo io la parte di basso, perché se ascoltiamo l'originale, non tutti gli strumenti insieme, non è facilissimo andare a beccare le note. Perché il basso è uno strumento che non esce così tanto fuori, quindi ogni tanto per capire l'altezza delle note dobbiamo cercare di facilitarci un pochettino il compito. Quindi la prima cosa, se riesco, estrapolo la traccia di basso. Questo lo posso fare con Moises, ad esempio. Vado a mettere solo il basso e già tutto sarà molto più chiaro. Seconda cosa, vado a rallentare il pezzo, perché se riesco ad averlo un po' più lento, sicuramente riuscirò a cogliere le note, l'altezza e le sfumature. Quindi da 144 lo portiamo a 120. Te lo faccio sentire ad esempio solo batteria e basso, e già è un po' più semplice. Perfetto. E poi ultimo, ma non ultimo, un trucchetto che è quello di alzare di un'ottava tutta la traccia. In questo modo le frequenze del basso usciranno fuori e sarà molto più facile tirar fuori le note. Fa un po' ridere se lo metto con tutti gli strumenti perché il cantato sembra la voce di Paperino, però le note del basso vedi che usciranno fuori. Adesso anche qua posso usare Moises, andiamo a tirarlo su, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semitoni più in su. Te lo faccio sentire tutto insieme, così. Senti che comunque la traccia del basso esce proprio fuori. E quindi con il rallentamento e tutto, dovrei riuscire a tirare fuori le note. Andiamo a sentire. Qua chiaramente posso poi alzarlo di un'ottava se voglio sentire la stessa cosa, tirare giù quello che sento e poi tirarlo giù e abbassarlo. Esempio, sentivo questo. Quindi va a fare re, do, di nuovo re, fa diesis, re, do, re. Lo tiro giù di un'ottava, vado a prenderlo al tasto 5 della corda di la. E ho il mio giro di basso. Ascoltiamo anche l'altra parte. Quindi all'inizio va a fare con il fa diesis la terza maggiore di re. E poi lo completa così. Re, re, do, re, mi, re, la. Io qua sposto la mano, potrei anche scegliere altre diteggiature, però decido di prenderlo con questa. Perché in velocità poi rimane più fluido. Ricordiamo sempre che adesso siamo a 120 e dobbiamo poi andare a 144, quindi sarà ben più veloce. Quindi questo il re è il primo accordo, lui poi si sposta su un do e va a fare un giochino molto simile, ma essendo in do. Sentiamo di nuovo. Questa è l'altezza a cui andremo a sentire. Do, si, do, mi, do, si, do. Portato all'ottava bassa, seconda parte.
Questa volta re, do, si, do, re, do, la, va a finire su un la anziché come ci si potrebbe aspettare su un sol, che era nel re finiva sulla sua quinta, invece nel do andrà a finire su la, che sarà la quinta di re, perché rilancia l'accordo di re. Proviamo ad andarlo a suonare insieme, vediamo come funziona, più lento sempre. Cambio. Riparte. Eccetera, eccetera. Poi questo brano qua avrà un, non so se è un ritornello, comunque un'altra parte, alcune variazioni molto carine che magari necessiteranno un approfondimento, quindi magari vado a fare poi un video proprio su quello se interessa e se piace. Nel frattempo ti ringrazio per avermi fatto conoscere questa fantastica canzone.